Siamo con l'assessore regionale Emanuela Lanzarin, che è qui ad Adria per inaugurare Corte Guasto, struttura dedicata a comunità terapeutica, riabilitativa residenziale, ecco, completamente ristrutturata. Pochi minuti fa l'assessore ha detto che viene sempre volentieri in Polesine per le cose belle, ma c'è anche qualche spina come l'IDAS di Rovigo. Come siamo messi, assessore? Il prossimo step? Allora, premetto che sono venuta anche per le cose brutte, quindi non credo di aver lesinato tempo e risorse per la questione IRAS che mi è molto a cuore, perché in primis io credo che una struttura oggi con 270 posti letto, circa 300 persone che lavorano, è una struttura che va salvaguardata e l'impegno della Regione è sempre stato solo in un'unica direzione, nel salvataggio dell'IRAS, della struttura San Bortolo nello specifico, e con i posti letto che ci sono all'interno e quindi l'assistenza a persone che hanno bisogno, a famiglie che necessitano di assistenza di questo tipo e ai lavoratori che vi lavorano. Il percorso è stato un percorso molto lungo, un percorso che ci ha visto a più riprese seduti ai tavoli prefettura, tavoli tecnici. Nel momento in cui si pensava di essere arrivati a un accordo finale, mi sembra che invece l'accordo, da quello che leggo sui giornali, perché poi io comunicazioni ufficiali non ne ho, sia saltato, ossia l'accordo di programma voluto dal sindaco e dall'amministrazione, non dalla Regione Veneto, perché per noi era importante mettere in sicurezza la struttura e quindi il famoso, insomma, sblocco dei 3 milioni e 2 e poi eventualmente pensare a quella che era la sistemazione giusta, io credo, insomma, di Casa Serena per la comunità rodigina. Vengo a sapere, insomma, che questo accordo, insomma, ha dei problemi, ha dei pareri negativi. Da quel momento non ci siamo più sentiti con l'amministrazione comunale, noi nel frattempo abbiamo comunque fatto una delibera ponte che metta in sicurezza quella che è l'attività di IRAS e quindi rispetto a delle tempistiche, delle scadenze, il 30 maggio era una scadenza prima molto importante che stiamo cercando anche con i fornitori di dilatare. È chiaro che io sono in attesa di capire cosa succede, ma credo che anche quanto sempre letto dai giornali, insomma, la volontà oggi di procedere con l'eventuale sblocco di quanto il Comune di Rovigo ha già messo da parte, i famosi 3 milioni e 2, 3 milioni e 170, che permetterebbero poi a noi a sua volta di sbloccare la nostra liquidità di 3 milioni e 8, quindi l'anticipazione di cassa già prevista con delibera di giunta e quindi dare comunque via al piano di risanamento e poi con calma io credo che le parti si possano mettere attorno a un tavolo e parlare del futuro accordo di programma, degli attori che dovranno partecipare al futuro accordo di programma per Casa Serena. La Regione non si è mai sottratta a questo, perché ricordo che in tempi brevissimi abbiamo portato una legge con il cambio di destinazione d'uso per Casa Serena, come da richiesta del Comune. Sono onesta e sincera di tutta questa vicenda, sono molto dispiaciuta, sono dispiaciuta del lavoro che è stato fatto anche dal commissario in tutti questi mesi e vedere che siamo ancora a un nulla di fatto. Una soluzione c'è, la ripeto, è quello di sbloccare subito i 3 milioni e 2 e poi con calma, con tranquillità, in base a quelle che sono le esigenze, le necessità, le casse dell'amministrazione comunale, non abbiamo capito ancora cosa sono, quante sono, pensare a una futuro per Casa Serena. Credo che gli attori si potranno risedere al tavolo e discutere senza nessun problema. Oggi però per noi diventa fondamentale il salvataggio di IRAS e quindi dare garanzia e sicurezza agli ospiti, alle famiglie che sono all'interno di San Bortolo e alle persone che vi lavorano. Pensa che sia possibile in tempi brevi un incontro tra regione e comune, visto che ci si parla più sui giornali che non. Non ho mai detto di no a nessun tipo di incontro, però non sono mai stata contattata da nessuno, neanche rispetto alle evoluzioni, rispetto ai pareri negativi, rispetto a tutto quello che leggo sui giornali, adesso a nuove iniziative che sono in itinere, quindi non sono mai stata contattata. Quindi io non ho mai chiuso le porte a nessuno, ripeto, credo che il fine per la Regione è unico, mi chiedo se anche per gli altri il fine a questo punto è lo stesso.